Secondo me gli artisti hanno il dovere in questo momento, come cittadini, come tutti, di utilizzare i veicoli che hanno a disposizione e quindi la grande visibilità che hanno a disposizione per raccontare quello che succede. Se questo è fare politica, allora hanno il dovere di fare politica. In realtà la fanno anche se non vogliono, però in questo periodo è molto importante che ci sia una grande consapevolezza del proprio ruolo. Hai paura del buio? È un festival che cerca un po' di mischiare le carte fra i vari ambiti culturali, quindi la danza, il teatro, la musica, la videoarte, le esposizioni e le performance di ogni tipo. E nasce un po' appunto per cercare di abbattere gli steccati che fra i vari ambienti purtroppo in questo paese sono molto molto forti. È un festival itinerante e viaggia dove ce n'è bisogno. Stiamo lavorando adesso per creare una rete di comuni, diciamo, virtuosi, dove gli amministratori utilizzino le deroghe di legge per incrementare, spingere e facilitare le attività imprenditoriali ad indirizzo culturale. Questo sull'esperienza di altre città europee e internazionali dove siamo stati, abbiamo visto che questo tipo di politica non solo incrementa la cultura, ma crea economia. E economia sana, economia pulita, economia molto molto buona, che è una delle poche cose, l'economia culturale, che il nostro paese secondo me può ambire a sviluppare in futuro per rideterminarsi e avere un tipo di personalità all'interno di un mondo che si sta omologando sempre di più.